Buongiorno, buongiorno! Oggi stupenda giornata di sole, cosa si fa? Si prende la bici, visto che ieri tra l'altro ruggiva come un leone. Io l'ho accontentata per portarla a fare un giretto, o meglio, forse lei che porta a fare un giretto a me, o viceversa. Oggi, dopo la fatica del Garda, facciamo una sgambettata abbastanza tranquilla. Qui c'è Elena, che mi accompagnerà in questo fantastico percorso. Oggi prenderemo il treno a Mogliano fino a Belluno, poi Belluno faremo un giro ad Anello per Feltre, poi Feltre torniamo a Belluno, riprendiamo il treno e torniamo a casa. Bene, per ora è tutto, seguiteci, ciao! Ragazzi, arrivati a Belluno, adesso comincia il nostro tour. Ho avuto un piccolo problema in treno, mi sono accorto che la ruota si è bucata, no? Avevo cambiato comunque la camera e adesso ripartiamo. Bene, andiamo, ciao! Ecco qui ragazzi, allora siamo partiti a Belluno, abbiamo fatto già i primi chilometri di questo giro ad anello che, come dicevo prima, parte a Belluno, arriva fino a Feltre per poi tornare indietro. E praticamente noi faremo tutta la parte della Val Belluna, che si estende da Ponte nelle Alpi fino allo stretto di Quero. È una zona, la Val Belluna, che deve essere valorizzata, che è comunque una bellissima zona che si trova a ridosso delle Dolomiti, è fatta, diciamo, di paeselli anche nascosti, sconosciuti, che oggi ovviamente vi porteremo a conoscenza. Un tratto che la maggior parte sarà asfaltato. E ci sarà qualche piccolo steratino, ma poco. E bene, state con noi e seguiteci.
arrivati a Feltre, dopo tutta una serie di stradine interne che avete appena visto, un sali e scendi abbastanza impegnativo ma anche comunque molto bello. Ci manca poco per arrivare a Feltre, dove ci fermeremo a fare il nostro spuntino e poi per poi ripartire e ritornare verso Belluno, seguendo per un altro tracciato rispetto a quello di andata. Ripartiti da Feltre dopo pranzo, dunque con un caldo infernale, abbiamo mangiato un piatto misto di affettati fatto di soppressa e speck con un po' di pane. Poi abbiamo mangiato due tagliatelle, una ai funghi e una di vino, acqua, caffè e siamo ripartiti. Ci sentiamo un po' appesantiti, ma vabbè, ci stava. Il centro di Feltre è bellissimo, un po' disabitato, un po' per le ferie, un po' perché la gente è a riposo, però comunque è bello anche visitarlo quando non c'è nessuno, dunque hai proprio la libertà di muoverti tranquillamente. Bene, adesso riprendiamo la strada per tornare a Belluno.
guardate qui che bello, c'è un boschetto, si passa proprio, si gravella in mezzo al boschetto, cose da non credere. Non poteva mancare la solita Batcaverna. Siamo quasi arrivati a Belluno e per non perdere il treno abbiamo dovuto tagliare un po' di stradine e prendere direttamente la statale, e ci ha portato dentro la galleria. Ci è arrivati a Belluno, ho visto ancora un po' dal basso, ma comunque ci stiamo arrivando. Tornati a Belluno! Elena ancora viva, ancora qui. Brava Elena, complimenti. Bene, prendiamo il treno e poi ci vediamo. Ciao! Dunque, ormai siamo arrivati a casa. Abbiamo fatto questo bellissimo giro in intermodalità. Cosa vuol dire? Abbiamo sperimentato questo modo di, diciamo, di muoversi in maniera ecologica, in maniera ecosostenibile, cioè pigliare la bici da casa, arrivare in stazione, pigliare il treno per poi fare il giro pianificato. Una cosa bellissima, fantastica, senza dover muovere l'automobile. E cosa dire, il giro di oggi comunque abbiamo fatto circa un'ora e mezza di treno per arrivare a Belluno, poi da Belluno abbiamo fatto Feltre, mangiato, tornato indietro fino a Belluno. Il giro che abbiamo fatto misurava circa una partita di chilometri e una partita di chilometri con 900 di dislivello. Fatelo perché è molto bello. La Val Belluna è una regione che comunque che si trova tra una valle che si trova tra le due, tra le Dolomiti e le Prealpi, ed è comunque interessante provare quel giro, soprattutto perché è una zona che ha bisogno di essere rivalorizzata a livello anche turistico, dunque approfittatene di questa cosa. Bene, niente, io Elena vi salutiamo, seguitemi sul mio canale, iscrivetevi al mio canale, metteteci la campanellina e fate il tifo per me. Ok, ciao!